Allora, andiamo a Nazareth, nella città della Santa Famiglia. Don Marco, il volto di Dio, la tua esperienza del volto di Dio nella città della Santa Famiglia con i bambini disabili, raccontacela. Nel nostro centro a Nazareth accogliamo ogni giorno circa un 200 disabili, bimbi, ragazzi e giovani, e sono, anche questo è un modo particolare con cui accostarci, con cui scoprire il volto di Dio, un volto un po' sfigurato, potremmo dire. Questi bimbi che hanno un handicap fisico e mentale abbastanza grave, e sono, la particolarità è che questo volto si manifesta attraverso il volto di bimbi che sono arabi e che sono per la maggior parte musulmani. Quindi è un volto nascosto, ma che va al di là non solo della difficoltà o del deficit fisico o mentale, ma anche va al di là dell'appartenenza religiosa, del credo. E questa è una cosa interessante. Qui a Nazareth la città è abbastanza complessa e abbastanza complicata, un po' come tutto Israele, perché Nazareth si trova in Israele, ma noi lavoriamo con la minoranza araba in Israele, la cui maggioranza è musulmana e solamente un 12% è cristiana. Quindi tutti cittadini di Israele. È una bella sfida, la maggior parte dei bambini che accogliete nel centro, che ospitate nel centro, musulmani, e poi lavorate con un team arabo ed ebreo, quindi un piccolo esempio di arcobaleno dei popoli. Esatto, un arcobaleno dei popoli, delle religioni, dove ci si trova a contatto ogni giorno, ma ciò che unisce e ciò che permette comunque di convivere è il fatto di questi bimbi handicappati, disabili fisici e mentali. Sono loro che attirano e che ci permettono di superare tante barriere, tante difficoltà. Io direi, stando nel tema, addirittura di togliere quel velo al volto di Dio che noi spesso mettiamo in maniera interessata o in maniera violenta. Tra poco voglio farvi ti vedere una foto, qui sempre sul sito, ma non compare, tra poco comparirà. È uno dei vostri, eccolo qui, con un trenino che porta a spasso i bimbi. Ma sei tu quello che guida il trattorino o no? La vedo. Adesso no, è sparita sì, questa foto. Perché so che tu li porti spesso in giro, i bambini. È un maestro, comunque li portiamo in giro, sì. Perché nel centro abbiamo tante possibilità e quindi offriamo a questi bimbi una serie, una molteplicità di interventi, di stimoli, tra cui anche il trenino, ecco. Perché purtroppo non possono usufruire di tutti i vantaggi come tutti gli altri bimbi, quindi la fatica di muoversi, la fatica di andare in giro, e allora offriamo questa possibilità col trenino, con attività, con la piscina, attività motorie, fisico, insomma è un continuo stimolare questi bambini, è un continuo metterli in gioco, perché sentendosi stimolati e provocati reagiscono, e dalla reazione nasce lo stupore, nasce a volte anche la tristezza, devo dire, cioè di scoprirsi veramente con dei limiti che a volte fanno star male. Però ecco, scoprono chi sono, e da questa scoperta nasce poi anche la possibilità di un intervento migliore, di un intervento più mirato, più attento alla persona. Perché lo scopo è sempre quello di favorire e di mettere al centro l'essere umano di questi bimbi. Ecco, non è tanto l'handicap, non è tanto la malattia, questo viene dopo. Io dico sempre al nostro personale, al nostro maestro, noi abbiamo davanti degli esseri, delle persone, ed è a delle persone che noi ci relazioniamo, è con queste persone. Poi il fatto che queste persone abbiano anche un handicap, eccetera, questo ci obbliga a trovare modalità nuove, modalità più attente, modalità più profonde con cui entrare in relazione. Allora, adesso Padre Paolo ci parlava, ecco, dell'esperienza della Veronica. Oltre la sporcizia c'è il volto di Dio, però quello che sperimentate voi lì a Nazareth, ecco, oltre un velo di indifferenza c'è il volto di Dio, perché i disabili
siete stati voi a farli accettare nella società locale, perché prima non era così. Sì, il lavoro che abbiamo fatto in questi 35 anni di presenza a Nazareth è stato quello di far sì che la società, soprattutto la società araba, non si accorgesse, ma si rendesse conto che questi disabili sono comunque persone e hanno tutto il diritto di essere riconosciute tali e di essere messe al centro dell'attenzione. È un lavoro grande. È un lavoro culturale questo? È un lavoro culturale, sì, perché in effetti c'è rispetto per queste persone, non è che vengono abbandonate. Noi non abbiamo bambini disabili abbandonati, non ce ne sono. Sì, c'è qualche caso un po' difficile dovuto alla situazione familiare, ma non ci sono casi di abbandono. Il problema è che vengono rispettati, accolti, ma così lasciati lì, ecco. C'è un po' di fatalismo, no? Dicono Dio ce l'ha dato e ce lo teniamo. Per cui li vogliono bene, ma non vanno oltre quello, non fanno il passo successivo, cioè il passo di dire, se sono voluti da Dio, allora noi dobbiamo fare in modo che diventino il più possibile simili a Dio, nonostante il loro handicap, nonostante il loro handicap. E questo un po' è l'intento, no? Si diceva prima il volto di Dio, se sei felice nel sogno. Questi nostri bimbi sognano, sicuramente sognano, ma sognare di diventare sani e normali è una cosa irreale, è un sogno che non si avvererà mai. Quindi questi bimbi sono continuamente riportati alla realtà e alla realtà anche dura e pesante della loro situazione, della loro condizione. E allora fare in modo che questa realtà difficile, a volte anche da accettare e da vivere, diventi invece fonte di gioia, diventi occasione di gioia, di vivere, è la sfida che noi affrontiamo ogni giorno. La realtà che ci richiama a fare in modo che tutto quello che facciamo, che diciamo a livello culturale, a livello di interventi, a livello di terapie, eccetera, sia tutto finalizzato al recupero della dignità, della bellezza della propria condizione, della propria persona. E allora voglio sapere se fa la stessa esperienza. Per noi è importante anche perché siamo in un contesto arabo e ebraico, no? Siamo in mezzo a questi due colossi. Noi cristiani abbiamo a destra i nostri fratelli ebrei, con i quali tra l'altro lavoriamo, a sinistra i nostri fratelli musulmani, con i quali collaboriamo, e in mezzo ci siamo noi. E noi, che tra l'altro siamo molto apprezzati, stimati, riconosciuti per il lavoro che facciamo, ma io credo che non tanto per quello che facciamo, ma per come lo facciamo. E qui entra in gioco veramente quella che è, secondo me, l'essenza, la caratteristica fondamentale e indispensabile del cristianesimo, che è la carità, che è l'amore. Perché attraverso la carità noi veramente riusciamo a vedere il volto di Dio e a permettere agli altri di scoprirlo, di vederlo attraverso la carità. Don Marco, la Pasqua nella città della Santa Famiglia, come la vivrai quest'anno? Io non la vivrò a Nazareth, ma la vivrò in una piccola comunità di un villaggio all'estremo sud di Israele, di cui sono anche parroco, una comunità cristiana piccola, 130 persone, che seguo pastoralmente da qualche anno. E sarà una Pasqua all'insegna sicuramente della fede, e soprattutto di una fede che si incarna, cioè riscoprire la bellezza, la gioia di essere cristiani e di vivere il cristianesimo in questa terra santa, che è una terra in cui si condivide, che si condivide con gli ebrei, con i musulmani.